Ragazzi, sono usciti i Team of the Season, come sapete siamo nel pieno periodo dei Team of the Season, quindi se avete bisogno di crediti trovate il link in descrizione con il codice Home, avrete appunto uno sconto pazzescamente incredibile, mentre se vorreste spacchettare per trovare giocatori altrettanto pazzescamente incredibile, footgalaxy.com, sempre il link in descrizione, buona visione. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, oggi ragazzi siamo qui con questo nuovo episodio della carriera allenatore con la nostra Roma, dobbiamo ripartire dall'Europa League ragazzi, lo scorso episodio è andato benissimo, abbiamo fatto 9 punti su 9, mi raccomando superiamo i 2500 mi piace ragazzi, fatemi sapere che vi piace questa serie per poterla continuare al meglio e per avere subito il prossimo episodio. Oggi ripartiamo come ho detto dall'Europa League. Salisburgo ragazzi, per ora abbiamo 3 punti, quindi punteggio pieno, visto che Salisburgo ne ha ben 0, quindi comunque la prima partita che ha giocato l'ha persa. Oggi però gioca in casa contro la nostra Roma. Cerchiamo quindi di stare molto concentrati, molto attenti. La formazione, nello scorso episodio abbiamo fatto appunto del turnover per arrivare al meglio in questa partita, quindi direi che a posto così, mi raccomando, mi piace ragazzi, e andiamo a giocare sta partita. Salisburgo contro Roma ragazzi, Red Bull Salisburgo, guardate qui che bello stadio. Vi volevo dire ragazzi, nel prossimo mercato vorrei cercare di comprare un giocatore che abbia un buon piede per le punizioni, perché mi manca sta cosa. Comunque siamo primi come dicevo, come l'Olympiacos. Il Salisburgo invece è ultimo, qui i giocatori che fanno il loro ingresso in campo, cerchiamo di stare concentrati e di stare attenti ragazzi, anche se hanno 0 punti non vuol dire nulla, quindi mi raccomando concentrati fino in fondo e forza Roma! Attenzione qui l'avanzata, occhio qui, buono il passaggio, madonna mia, usciamo, mamma mia, rimessa dal fondo, abbiamo rischiato tanto, cerchiamo di non fare ste cavolate, ho recuperato però il pallone adesso, attenzione qui, madonna Salah ragazzi! In un fazzoletto, Salah, attenzione, il tiro a giro sopra la traversa, ma in un fazzoletto cosa aveva fatto? Li aveva dribblati così come se nulla fosse. Mamma mia. Sotto le gambe addirittura, ragazzi. Porca miseria, lì un po' più bassa. E iniziavamo già a festeggiare. Casemiro recupera subito, Morata, attenzione, qui Salah. Di nuovo per Morata, vediamo Morata se ci arriva. Morata dentro l'area, ci arriva, attenzione, col piattone. Troppo centrale, parata del portier. Però bravi, bravi. Recuperato il pallone, Nainggolan, attenzione dall'altra parte. No! C'era dall'altra parte Salah, ragazzi, l'avevo servito. Non gli è arrivato il pallone, era una mozzarella, non era un passaggio quello. Porca miseria. Cazzo, quella era veramente bella. Occhio qui però all'indietro. Attenzione, il tiro, palo! Madonna, palo schiena fuori, calcio d'angolo. Attenzione a ste giocate, ragazzi, veramente attenzione a ste giocate. Il pallone è sempre là. Occhio al controcross, mi raccomando. Raso terra, battuta lì. Recuperato il pallone, riperso, rirecuperato. E allora, Casemiro. Attenzione, Nainggolan si infila nello spazio. Casemiro frena, salta l'uomo che gli è arrivato in scivolata. E prova a servire Alvaro Morata. Attenzione, Morata però viene murato. Nainggolan. Nainggolan si gira bene. Attenzione, dentro l'area. Nainggolan col mancino all'incrocio. Io non ho parole, ragazzi. Non so più che cavolo dire. Lì non l'avevo neanche steccato io, sia chiaro. Ma porca miseria, l'incrocio dei pali, cioè... Ci eravamo girati benissimo l'incrocio dei pali. Ok, attenzione, Mohamed Salah. È partito palla al piede, Salah. Bella sta palla qui per Morata, vediamo un po' Morata se lo allunga. Vai Morata, vai Morata, vai Morata, spiazzamelo, uccidimelo. Il pallone è sempre lì, sarà niente perché finisce qui il primo tempo abbastanza equilibrato, hanno attaccato tantissimo loro ragazzi, ma veramente tanto, ma noi siamo lì, siamo ancora concentrati e ovviamente siamo vogliosi di portarci a casa questi 3 punti. Morata fa partire il destro, mamma mia che cannonata, mamma mia che pallone recuperato il Sharawi ragazzi, Stefan prova a sfondare, viene sfondato, però ancora lì il pallone, mi sa che Morata potrebbe quasi arrivarci. Infatti, mamma mia, al volo Salah qui, sul colpo di testa di Morata, ci stava, bersaglio mancato, qui tutti i tocchi di Morata, 3 tiri in porta, speriamo che riesca a metterla dentro prima o poi. Ha coperto il pallone Nainggolan, di là per Salah, bellissima sta palla, vai Mohamed, vai Mohamed, vai Mohamed, oh, arbitro! Calcio di rigore, attenzione, ed espulsione come minimo, steccato dentro l'area nell'uno contro uno, qui è stato abbastanza ingenuo, oh, se non tiri fuori il rosso... Cosa sta succedendo? Lo chiama a sé, vediamo un po'. Cartellino rosso, questo molto fa... Cartellino giallo. Ma cartellino giallo di che cosa? Forse perché non ha... Ma, cioè, aveva anche il controllo del pallone, dai. Cartellino giallo di che? E punizione. Madonna mia.
Di che stiamo parlando, ragazzi? Di che stiamo parlando? Attenzione, Florenzi. Florenzi col mancino! Tutti zitti! Mamma mia! E andiamo! Porca miseria, qui veramente c'è stata una roba bruttissima. Dall'uno contro uno che poteva venire fuori il gol, cartellino, quindi fallo, espulsione, rigore, no, fallo, giallo, ammonizione. Quindi il peggio del peggio abbiamo preso. Ma nonostante ciò, Florenzino Florenzi sulla punizione, chiama la calma. Qui bravissimo, sul mancino, addirittura col mancino l'ha messa dentro, ragazzi. Cioè, di che stiamo parlando, ragazzi? Il nostro destro che comunque è un mancino, cioè il nostro destro che tira di mancino. Prima gol per lui in Europa League, ragazzi. Speriamo che si alzi il morale di Florenzi e che decida di rimanere qui con noi a Roma. Florenzi, attenzione qui. Dall'altra parte chi è? Esharawi. Esharawi, il pallone per lui. Esharawi, attenzione, si appoggia lì. Madonna, Nainggolan si era girato. Qui volevamo fare troppo. Forse potevamo anche provare a tirare tipo di tacco, non so, una roba del genere. Attenzione qui, Morata per Salah. No! Avevo servito di nuovo Nainggolan dall'altra parte. Cazzo, qui eravamo 3 contro 1. Lì veramente me la son bruciata malissimo. Ma proprio male. Attenzione, il pallone è sempre lì. Vediamo un po' stavolta. Bellissima qui per Nainggolan. Nainggolan, attenzione, ci prova sopra la traversa di nuovo. E stavolta però, ragazzi, finisce la partita 1-0. Ci portiamo a casa questa vittoria. Avremmo potuto segnare almeno altri 3 gol. Veramente abbiamo avuto 3 limpide occasioni che la prossima volta non bisogna gettare in questo modo, perché non si sa mai che magari alla fine prendevamo gol e finivamo pari. Che bello vedere, ragazzi, la classifica di Serie A con la Roma là davanti. Finalmente siamo primi. Adesso dobbiamo giocare contro il Milan, una partita molto importante. Vabbè, qui abbiamo la Roma che allena il Napoli, scusate, che è una partita in più. E quindi è passato primo, conferenza stampa, i giocatori impegnati con la nazionale, conferenza stampa. Allora, ragazzi, volevo guardare però gli obiettivi che abbiamo prefissati, diciamo, che dobbiamo compiere. Quindi aumentare il valore del club in 3 stagioni, guadagnare 150 milioni di vendite delle magliette, vincere il campionato. Fai giocare almeno il 50% delle partite della stagione successiva ad almeno un giocatore del vivai acquistato durante la prima stagione entro 2 stagioni. Cazzo, questo è difficile, eh? Cioè, il 50% delle partite della stagione, cioè vorrebbe dire che dovrebbe giocare praticamente una partita sì e una no. Veramente tosta come cosa, però ci proviamo. Vincere l'Europa League, qualificarci per la Champions League. Sarà difficile quella del giovane, ragazzi, eh? Però potremmo anche provare a farla battezzando ovviamente un giovane del vivaio e facendolo giocare. Adesso dobbiamo giocare contro il Milan, quindi comunque una partita importante, una partita dove toccherà anche fare dei cambi perché i giocatori sono abbastanza provati, come stiamo vedendo. Se proprio devo puntare su un giovane, proviamo con quel greco, ragazzi, che abbiamo preso dal vivaio la stagione scorsa. Proviamo a fargli giocare delle partite, vediamo se cresce, perché se inizia a crescere chiaramente poi effettivamente in grana possiamo anche farlo giocare. Mi raccomando, ragazzi, un mi piace. Milan, Roma. Ragazzi, ci siamo, giochiamo a San Siro. Giochiamo a San Siro contro questo Milan. Non l'ho visto nelle prime posizioni in realtà in classifica, quindi comunque non è detto che sia là davanti. Ho visto il Napoli, ho visto altre squadre, qui Montolivo capitano, qui la classifica Milan che è nono infatti, però abbiamo appena iniziato, è solamente 4 punti di distanza, quindi sono veramente pochi. San Siro enorme, ragazzi, sempre bellissimo da vedere. Insieme al Napoli abbiamo la miglior difesa del campionato, quindi cerchiamo di mantenerla e di continuare a spingerla davanti. In attacco, ragazzi, è tutto pronto, mi raccomando il mi piace. Forza Roma, cavolo. Alisson c'è, attenzione. Sono molto spinti in avanti i giocatori del Milan, ragazzi, però non abbiamo sfruttato l'occasione. Poi c'è quell'ombra che dà veramente un sacco fastidio. Porca miseria, cioè dà un danno assurdo. Cioè non si capisce niente. Occhio lì. Calma. No, gli abbiamo lasciato lì il pallone, esci portier. Gol. Le abbiamo lasciato lì il pallone, ma c'è st'ombra che è veramente fastidiosa. Non è una scusa, ovviamente. Poi vabbè, prendiamo gol da Montolivo, cioè siamo veramente arrivati alla frutta per prendere gol da Montolivo. Porca miseria, cioè lì hanno avuto della fortuna, gli è rimasto lì il pallone, guarda qui, tac, qui gli rimane lì il pallone, arriva proprio sulla corsa di Montolivo, che nonostante sia Montolivo non può sbagliare. Il bomber morto vivo. Comunque la partita non è finita. Stombra de merda, veramente. Nainggolan in cross dentro dall'altra parte. Madonna, mi ha tirato via di nuovo. Rimessa laterale. Bernardo Silva, visto dall'altra parte, era già Nainggolan.
dentro l'area Raja la stop e poi volevo tirare al volo, però non è riuscito a controllare, a fare tutto ciò che volevamo fare, appunto. Attenzione Fofana qui, Greco, il nuovo giovane, ragazzi, dalla primavera, palla fuori di un soffio, bravo così, buono, buono comunque. Dai cavolo, cerchiamo di buttarla dentro sta palla che ci va. Attenzione, il pallone recuperato qui da Florenzi. Vai Florenzi, siamo tanti, Florenzi, attenzione. La butta dentro, qui per Mbappé, vediamo col destro. Ma no, forse era meglio farla girare di nuovo, ma avevo paura del fuorigioco. Porca miseria. Greco, vediamo se ha un buon piede per fare un buon cross. La butta dentro, morto vivo ci va. Nainggolan per Fofana di nuovo. No, la palla fuori, pensavo fosse andata dentro, perché? Mai una gioia, neanche calcio d'angolo. Porca miseria. Dai, Nainggolan, dall'altra parte sale Emerson. Vai Emerson, dove sei Dzeko? Attenzione Dzeko di testa, ma no. Morata, dove sei? Ti rivolgo in squadra. Dzeko, attenzione. Salah è partito nello spazio. Vai Mohamed. No, perché col ginocchio se l'è portata avanti? Poteva seccarlo. Avete visto? Se l'è portata avanti col ginocchio. Porca miseria, dai, che così non ci arrivo più davanti alla porta in quel modo. Madonna mia, 83esimo. Aspetta i compagni, Salah. Ha visto Raja Nainggolan, vediamo se ci arriverà. Ok, arrivarci ci dovrebbe arrivare. Poi arriva il difensore, però. Vai Nainggolan col cazzo di fisico che hai. Il pallone buttato dentro sarà calcio d'angolo, ragazzi. 89, eh. 89. Perché? Perché a quell'altro? Attenzione allora, il cross in mezzo viene fatto. Nainggolan di testa, mamma mia, chi è quello? Greco, il giovane, mamma mia, ne salta uno. Il pallone dentro. Ci arriva qui Donnarumma. Recuperato di nuovo. Oh, arbitro, rimessa laterale, ok. Cavolo, però quel Greco, ragazzi, se gioca bene. Dai, fammelo il bel cross. Dove sei, Dzeko? Sul secondo palo. C'è Salah, di testa. Vediamo, recuperato il pallone. No, corri, qualcuno ci vada. Finisce qui la partita, 1-0. Brutta partita, veramente brutta partita, anche dal punto di vista degli episodi. Porca miseria, siamo stati abbastanza sfigati dal punto di vista degli episodi, perché loro hanno fatto quel gol lì su quel rimpallo. Salah non so perché se l'è allungata in quel modo, si è infortunato Mbappé, insomma non è stata veramente una gran partita. Adesso scopriamo per quanto tempo dovrà star fermo il nostro Mbappé. Andiamo subito a vedere, siamo comunque nella pausa delle nazionali fortunatamente. Giocatore infortunato 9 giorni, vabbè dai, non è neanche tanto. Manolas vorrebbe sistemare il contratto, non penso che abbiamo i soldi adesso, comunque ci guardiamo. Sì, diciamo che possiamo aumentare di qualcosina il budget un po' a chi serve. Comunque allora, contratti, Manolas. Ovviamente Manolas è uno di quei giocatori che non può e non deve partire, vorrebbe 120.000, ce la dovremmo fare, giocatore ovviamente chiave. E mandiamo questa offerta, vediamo se appunto riusciamo a fargli fare questo nuovo contratto. Adesso sfida al vertice contro il Napoli, ragazzi. Qui se vinciamo accorciamo le distanze, fermiamo il Napoli. Quindi assolutamente è stra importante. Manolas ha accettato, perfetto. Quindi stra importante, dicevo, giocare bene contro il Napoli e portarsi a casa questa vittoria. Roma-Napoli, ragazzi, mamma mia, Roma-Napoli. La formazione a posto è quella buona, Casemiro che sì, Florenzi, Salah, Morata, Nainggolan e Shaarawy, perfetto. Ragazzi, Roma-Napoli, andiamo a giocare quest'ultima partita di oggi, sperando di portare a casa il risultato. Ragazzi, ci siamo, Roma-Napoli, giochiamo comunque qui all'Olimpico di Roma, stadio completamente pieno, ovviamente, nella realtà. Non so quando vi pubblicherò questo episodio, comunque Roma e Napoli si stanno giocando fino all'ultima giornata, appunto, il campionato, la seconda posizione. Stiamo concentrati, ragazzi, mi raccomando, è tornato Morata, quindi cerchiamo di portarci a casa la vittoria anche grazie a lui. E Shaarawy, bravissimo, mamma mia, i palloni che recupera per Shaarawy. Madonna, qui cosa ha fatto Morata, ragazzi, attenzione. Nainggolan potrebbe andare a fare il cross in mezzo, steccato, attenzione, era al limite dell'area qui. Cartellino giallo per Isai. Ci mancava poco ed eravamo dentro l'area. Allora cerchiamo di fare un buon cross per Casemiro, che l'ho visto lì, però non riesco a prenderlo. Eccolo lì, Casemiro di testa, mamma mia. L'avevamo detto, facciamo un buon cross per Casemiro, che è lì, ragazzi.
e gliel'abbiamo fatta. Guardate che spalle che ha Casemiro. Ci credo che il difensore non è riuscito a passargli davanti per intercettare appunto il colpo di testa. Qui veramente l'ha tenuto bloccato lì. Subito Roma che esplode, parte in vantaggio. Guardate lì, gli si piazza davanti, non salta quasi neanche il portiere, che Perin si gira e la vede in porta. Tac, signori, 1-0, pazzescamente incredibile. Casemiro, grandissimo acquisto, perché per ora sta facendo tanto la differenza. Recuperato il pallone, attenzione qui. Morata dentro l'area col destro, col mancino. La coppia Casemiro-Morata. La coppia Casemiro-Morata la butta dentro. Madonna, se gli sta bene sta maglia, ragazzi. E poi come quella che ho io. Grandissimo, qui Casemiro ruba il pallone, poi la mette dentro per Morata, che di prima con il mancino la butta dentro in questo modo qui, signori. Non c'è nulla da dire, non bisogna descrivere niente se non questo Morata pazzescamente incredibile, ma soprattutto questo Casemiro che per ora ha fatto gol e assist. Quindi numero uno di questa partita, per il giocatore chiave di questa gara, è proprio lui, signori, Casemiro. E Shaarawy di là per... scusate, Nainggolan per Shaarawy, Shaarawy la butta dentro. Vediamo Morata di testa, ce l'aveva fatta, ce l'aveva fatta. È lì il pallone, no, quel... no, perché... ha provato a fare un carpiato di testa lì Mohamed Salah, proprio per Morata, che ha visto Shaarawy di nuovo. Shaarawy si ferma. Mamma mia, la butta dentro dove c'era Nainggolan. L'incrocio dei pali, mannaggia a te. Porca miseria, l'incrocio dei pali anche, oh. Casemiro, Nainggolan, fa perno sul suo corpo. Nainggolan col mancino, no! Tiramelo col destro a giro, perché il mancino? Finisce qui il primo tempo, ragazzi. Gran primo tempo, gran squadra. I migliori in campo, Casemiro, Morata e sicuramente Rajan Nainggolan. Occhio lì, rimane il pallone sopra. Mamma mia, no, no così. Dov'è? Non lo vedo, mi nascondo nel pallone, non sto vedendo niente. Alisson c'è. Forse partiamo in contropiede, eh. Attenzione, vediamo un po' Morata. Vediamo un po' la velocità di Salah su quella fascia. La velocità di Salah su quella fascia, ragazzi. Me la sono allungata come sempre, sono un pollo. Può servire Salah, vediamo un po'. E stavolta ce ne andiamo, e stavolta ce ne andiamo, e stavolta... Madonna, Perin, che parata! Porca miseria, volevo chiuderla sul 3-0. E Shaarawy è morto. Resisti un po', Shaarawy, resisti un po'. Il cross dietro. Occhio alla ripartenza del Napoli, mo. Forse l'ultima azione, vediamo un po', Kayakon. E Shaarawy non lo molla. Mamma mia, Shaarawy, ragazzi, veramente da tutto. Occhio, Alisson c'è, vediamo se l'arbitro fischierà alla fine. A sto punto puoi anche fischiare, arbitro. Comunque Casemiro, che sì. Morata, e finisce qui la partita, ragazzi. 2-0. Potevamo farne qualcuno in più. Qui il primo fallo su Rajan Nainggolan. 9 tiri, 4 in porta. 6 tiri, 4 in porta per il Napoli. È stata una gran partita questa, finalmente. Non come quella contro il Milan, che sinceramente non mi è piaciuta per niente. La prossima gara sarà in Europa League contro l'Olympiakos, ragazzi. Abbiamo 6 punti in Europa League, se vinciamo praticamente mettiamo un piede già dall'altra parte ai 16esimi di finale appunto. Come sempre ragazzi vi ricordo un mi piace, se siete nuovi iscrivetevi al canale, in descrizione trovate tutti i miei link utili, lo shop delle mie magliette personali di Cash Show, il mio Instagram, Facebook, lo shop dei crediti e tutto ciò che vi può essere utile, ragazzi. Come sempre un mi piace, 2500 mi piace, ricordo il prossimo episodio e noi come sempre... ci vediamo al prossimo video. Ma sto Morata, ragazzi, quanto è forte!